Ciao ragazzacci, io sono M125 e siamo qui su Spintires. Allora, siamo su una mappa un po' particolare. Guardate qui, che Lada Niva da favola che ho. Questa è un Lada Niva e vi faccio vedere una cosa. Questa mappa qui si chiama Ice Road Tracker. È bellissima e noi andiamo verso questa destinazione. Non vi preoccupate perché nella destinazione si possono fare delle cose veramente carine. Guardate qui, intanto c'ho un Lada Niva che... Mamma mia, il camo è bellissimo. Intanto su strada non c'è bisogno di utilizzare né il 4x4 né niente. Però guardate qui come tira. Quanto va forte il Lada Niva. Intanto mi sistemo un po' le cuffie perché sennò il rumore è troppo forte. Il Lada Niva è veramente un mezzo assurdo. Chi non conosce il Lada Niva è meglio che si faccia una cultura in fatto di macchine vere. Macchine, è una macchina russa che spinge tantissimo. Però quello che vi voglio far vedere oggi è questa mappa e vi faccio vedere appena arriviamo a destinazione. Stavo andando a destinazione, però lì cosa c'è in mare? C'è tipo un camion. Scusi, ce la faccio? Dico, ma il Lada Niva ce la fa dovunque. Basta solo che non si faccia troppo male. Ok, motore in avaria, va bene, ci può stare. Mettimi 4x4, trazione integrale. Mettiamoci, ok, un po' di danni. Quest'albero si è messo in mezzo, guarda. È l'Ice Road Tracker. Guarda com'è bello. Guarda com'è bello. Guarda com'è. Che cos'è sto coso? Ah, c'è un camion ribaltato. Scusi, signor camion, lei qui non dovrebbe starci. Guarda come si va bene sul. Guarda come si va bene sul. Come si drifta bene sul ghiaccio. Il ghiaccio è veramente pazzesco. Peraltro, io tolgo la trazione integrale. No, la metto, se no non cammina. Qui c'è un camion che ha avuto un qualche tipo di problema. E Ice Road Tracker ci insegna queste cose. Andiamo in esplorazione. Scusi, signora barca, lei qui non ci dovrebbe stare. Se lei si mette qui, io dove passo? Credo di non poter salire qui e andare in giro per il mare. Io ci provo, che me frega. Signora Barca, lei... Se... No, non ci posso andare, non ci posso andare. Signora Barca, lei comunque ha avuto qualche piccolo problema, non saprei come... che dirle. Andiamo in esplorazione sul ghiaccio. Oggi Lada Niva, esplorazione sul ghiaccio. Peraltro ci sono dei simboli. Di solito si devono rispettare, però... Io non li rispetto perché io sono alternativo. Vai così, frena. Facciamo... Fammi fare la gincan. No, aspetta, ho sbagliato pulsante. Guarda. Scusami, Ken Block può accompagnare solo, quindi lasciamolo stare. Comunque si dovrebbe stare o a destra o a sinistra, non si sta mai al centro. Comunque ve lo dicono quelli là che controllano i ghiacci. Guarda che figata sui ghiacci! Ovviamente è una mod, è una mappa mod, anche il Lada Niva è una mod, è tutto mod. Guarda qui, col ghiaccio è una bellezza. Ok, lo sapevo che non dovevo fare questa cosa, lo sapevo proprio. Ci siamo leggermente ribaltati, però leggermente. La macchina è ancora sopra il ghiaccio. Guardate intanto l'acqua, che bellissimo effetto che fa. Andiamo a prendere l'altro camion per risollevare quest'auto. Mamma mia questo, mamma mia quanto è cattivo. Intanto posso mettere delle catene che ci stanno, non so che cosa possano servire mai queste catene. Le luci sul tetto ci vogliono, perché senza luci sul tetto non c'è nessuno. E cos'è questo? È Valuetto, lo trasporta a 200 punti. Eccolo, questo mi serve. Intanto fammi vedere, dov'è che me li mette qua i pipe? Non li ho visti dov'è che li mette. Però sì, ci vuole. Spare wheel, queste cose qua non ci... questo qui io vorrei... Allora, togliamo il 2, vediamo il 2, se mettiamo l'1 che succede? Ah, ok, così possiamo andare a prendere la macchina. Chain on fuel. Sì, metti tutte le catene che ci vogliono. Cassone, queste cose qui non mi interessano. Il rimorchio no, io non devo andare a rimorchiare nessuno. Il garage cart nemmeno, l'utility cart. Allora, io posso mettere le gomme predefinite, le gomme... Mamma mia, che cattivo sei, che cattivo sei. Le gomme piccoline che fanno solo ridere rispetto a quelle altre. E le gomme larghe, no, ma io metto le gomme con le catene. Dobbiamo andare sul ghiaccio, dobbiamo andare a sollevare il morale di una macchina, che più che sollevare il morale dobbiamo sollevare proprio la macchina, dobbiamo sollevare. Guarda qui com'è cattivo. Scusi lei, quanto è cattivo. Peraltro si mori. Scusi, siamo nel ghiaccio, lei non c'ha gli sportelli, come fa a vivere? Vabbè, lui si morirà congelato. Allora andiamo a sollevare quella macchina perché... È perché sì, perché siamo un mezzo di soccorso. Chiamatemi Bernice. Salve, sono Bernice. No, dobbiamo andare fino alla fine. Quindi fammi girare. Piano, piano, piano. Quindi andiamo a prendere quella macchina. Se non sbaglio, prima di qua ci siamo buttati. E quindi ci ributtiamo di qua. Se prima ci abbiamo fatto con Lada Niva. Vabbè che Lada Niva è il macchinone dell'anno, però. E che cos'è? Scusi, non mi perda il rimorchio. Andiamo sul ghiaccio. Ma adesso che io ho questi, dovrei andare sicuramente meglio. Vai con la trazione integrale, guarda.
tutto in derapata. Io sono déjà vu, I girl on the street. No, vai così, guarda come derapa, guardalo, non ho controllo, vai, N non ho neanche velocità, no, no, qua ci vorrebbe un Ferrarino, ci vorrebbe, devo trovarlo, quindi guarda, I girl on the street, non so se conoscete la canzone Déjà Vu, se non la conoscete andate a vedere, a sentire, perché è bellissima, Initial D insegna un sacco di belle cose, la mia macchina doveva essere da queste parti, guarda, comunque il controllo di questo camion fa veramente schifo, altro che catene. Quindi doveva essere qui? Non l'avevo qui ribaltata? Io questa cosa non me la ricordo più neanche da dove sono passato. Mi sa che mi sono perso nel ghiaccio. Mi sono perso nel ghiaccio. Eccola. Buongiorno. Buongiorno. Non frena. Scusi, cos'è che non frena? Riprendiamo questa macchina perché. E che cos'è? La lasciamo qui? La lasciamo? Non la possiamo lasciare qui. Buongiorno. Intanto come. Guarda, mi gira tutto. Ok, allora prendiamo qui, dobbiamo fare Excavator Pair 1. No, poi Spart. Che c'è scritto? Non si capisce niente. Sposta. Ok, sposta questo qui. Non mi fa spostare niente. Fatemi. Ah, queste qui sono le luci. Ok, mi dice luci, ma. Lo facciamo questa cosa? Non la facciamo, non riusciamo mica a farla. Ma io se lo prendo di qua. Prova a prendere quest'auto. Ok, la posso trainare. Ma come si fa ad abbassare sto coso? Selezione fronte di fatemi un attimo capire. Rilascia. Ok, ce l'ho fatta. Alza. Guarda che figata che è. No, purtroppo non posso. Così è il massimo. Per andare su. No, aspetta, così andava bene. Ma così la macchina non credo riesca a salire. Non c'è un modo per abbassare tutto quanto. Mi scusi, dobbiamo mettere le spondine, secondo me. Ce l'ho fatta. Ok, forse sarebbe meglio però guardarlo. Non c'è la visuale in questo gioco. È il gioco più, con la visuale più buggata del mondo. È il gioco con la visuale più buggata del mondo. Non lo so perché l'hanno fatto con questa visuale che non si capisce niente. Allora, ridammi questo. Peraltro, adesso non si vede più niente. Che, come mi piace questa cosa? Ok, vai così. Abbassiamolo. Ce l'avevo fatta abbassarlo. Aspetta, forse non ce l'ho fatta. Eccolo qua. Perfetto. Abbiamo la nostra macchinina da recuperare. Recuperiamola. Se, secondo me così dovrebbe farcela. Ok, ce la dovrebbe fare. Proviamo a trainare un po'. Aspetta, come si fa a trainare così? No, aspetta, vai dritta. Guarda. Venga, signora macchina. Si fidi di me, sono un professionista io in questo settore. Non è vero che sono un professionista. Tanto lui non lo sa. E tanto ci sono solo io, quindi o accetta la mia. Non riesco a fare. Accendilo, tiralo. No, così facciamo solo del danno. Scusi, così non va bene. Non riesco a trainarla. Perché non riesco a trainarla? Fai che accelera. No, non voglio fare questa cosa. Voglio premi. Vai, premi. Accelera. No, premo. Quindi va bene così. Vediamo se riesco a trainarla. Eccola, lo vedi qua. Mi slitta tutto. Venga. Si fidi di me. Si fidi di me, non si fidi di me, non si fidi di me, vai che c'è. Ce l'abbiamo fatta. Ragazzi, vorrei solo dirvi che ho fatto un sistema fantastico. Guarda, sto recuperando la macchina. Venga con me, si fidi. Un po' di più, ok. Non è proprio perfetta, eh. Signora, la sua macchina arriverà un po' scassatella. Aspetta, allora, facciamo una cosa. Rilasciamola e l'abbiamo messa dritta. Ciao, macchina. Andiamo dritti anche noi, andiamo dritti. Bisogna fare la manovra, bisogna fare. Non è che la puoi tirare così. Fermo. Ok, allora, riprendiamoci qua. Guarda come mi sto divertendo a fare le riparazioni. Ragazzi, io mi diverto a fare i soccorsi stradali. Allora, chiudi questo coso, vai così, non si vede niente, maledetta visuale, maledetta primavera. Ok, posso anche. Venga, si fidi di me. Salga. No, non salire. No, aspetta. Signora, non ho mai fatto questo lavoro prima d'ora. Mi scusi, signora, se le sto creando qualche piccolo un po' di panico nella zona. Allora, rifammi collegare da sto coso, però devo prendere quello davanti. Ok, poi chiudi e risali, guarda. Ok, venga macchina, si fidi di me. Venga. Ok, non viene più, non viene. Vieni. Olla. Perfetto, ce l'abbiamo. Quindi, caspita. Quindi ritorniamo, non mi ricordo mai come faccio. Allora, così, poi faccio. No, questa qui va bene. E poi faccio. Ah, qui c'è anche la visuale, non lo sapevo. Come faccio a chiudere sto coso? Mi scordo sempre. Guarda, la visuale da pazzi c'ha sta cosa. Mi scusi, vorrei. Ok.
Mi permette di tirare la mia macchina? Ok, soccorso invernale. Ragazzi, con questo mezzo qui che ci vuole a fare il soccorso invernale? Poi scendi di uno. Aspetta, scendi di uno. Non mi ricordo mai come si scende, ok. E poi facciamo anche il resto. Oh là, abbassa. No, no, no. Mi scusi. Questo qui, e poi facciamo abbassa. Mamma mia, recupero dall'auto. Cioè, ci sarebbe lo sportello da cambiare, però va bene, non fa niente. Allora, io direi che qui è a posto e possiamo seguirlo. Guardiamolo dall'interno. Cioè, c'è la visuale. Mamma mia, che schifo di visuale. La visuale interna comunque non si capisce niente. Vai così. Tiger on the street. Macchi. Caspita, c'è un po' di ghiacciorottoli. Corri, 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 corri. A tutta velocità. Mamma mia, ho rischiato la vita. Sto rischiando la vita in questo coso. Devo stare a destra o a sinistra? A destra o a sinistra? A destra o a sinistra? Non lo so. Da questa parte devo stare più vicino, più lontano? Non lo so. Al centro, di solito si sta al centro. Ok, mamma mia. Mamma mia, no, 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 nell'acqua no, nell'acqua no, ti prego. Stiamo qui al centro. Non va per niente. Mettiamo il blocco differenziale. No, che metti il blocco differenziale? Siamo mica dei pivelli noi. Siamo persone fatte bene. Però io devo tornare a casa. Devo tornare. Aspetta un attimo. Ho sbagliato zona. Ho sbagliato. Mi cade nell'acqua. È una cosa incredibile. Ok, tesoro, tesoro, tesoro. Riportiamo la macchina a casa. Mamma mia quanto fa questo coso qui. È bellino, eh. Qua si possono fare delle gare di drift. E vorrei, prima di finire la puntata, vorrei andare a prendere una macchina da drift. Allora, aspetta, che faccio? Non ve lo faccio vedere che la riporto a casa. Mamma mia, ero caduto nell'acqua. Devo stare a destra o a sinistra? A destra o a sinistra? Non si capisce niente. Allora, lascio questo qui, vado a portare questo qui, vado a prendere la macchina da drift. Perché qui ci si può divertire veramente. Fermatevi un attimo, eh. Ho preso questa macchina, l'ho già investita, non lo so perché, non lo so perché, ma mamma mia quanto va questa macchina. C'ha un sacco di punti per fare del danno, c'ha 15.000 punti danno, quindi mai vista una cosa del genere, quindi ci possiamo buttare tranquillamente di qua e chi se ne frega, vai, vai, ok, pure che tocchiamo l'albero, accelera, adesso accelera e fammi impazzire, fammi vedere quanto drifti, andiamo, mettiamolo in drift, è che non c'è un freno a mano, mamma mia, vai di qua, drifta, guarda. Guarda quanto sta driftando sta macchina. Quanto è buggata questa macchina. Mamma mia, game block, spostati di qua, gentilmente. No, volevo fare. Scusi. No, mettimi la trazione integrale, va. Con la trazione integrale ci divertiamo sicuramente di più. Guarda, guarda quanto drifta lei. Quanto drifta. Forse prima era troppo pesante. Ecco perché spaccavo il ghiaccio. Bellissimo. Invece adesso ci vado che è una meraviglia. Mamma mia, proviamo sta macchina in accelerazione. Velocità qui non si può sapere, eh. Oh, è partita, è partita, è partita, la sto tenendo. Colpo di acceleratore, colpo di acceleratore. Mamma mia, tutte le navi bloccate. Caspita, è partita, no, l'ho persa, l'ho persa. No, non è vero invece. L'avevo persa, ma invece la potenza di quest'auto. Scusi, signor Cameron, lei mi sa che c'ha qualche piccolo problema. Carburante, bene, dove lo vado a prendere? Sott'acqua il carburante, facciamo un giro qui. Mi sto divertendo da pace su questo. Guarda, guarda. Mamma mia, mi sento veramente game block. No, andiamo di qua. È bellissima questa macchina da guidare su questo ghiaccio. Ve la consiglio tantissimo, ve la consiglio. Guarda come va. Peraltro, che vi dico? Cioè, la skin è promossa al 100%. Se non conoscete quest'auto, probabilmente avete avuto una. Non avete mai vi vissuto in infanzia. Non avete mai visto Italia 1 che lo ripropone annualmente questo telefilm. Anche se è vecchio di 50 anni. Vai, vai così, vai così. Mamma mia, andiamo, riusciamo ad andare dritti un pochino? Guarda intanto come va da panico quello lì dentro a guidare. Qui cosa c'è scritto? Ah, qui c'è scritto, c'è un cartello di pericolo. Ma chi se ne frega, il pericolo è il mio mestiere. Vai da questa parte. Drift, 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 drift. Vai così, vai. La sto tenendo, la sto tenendo. Piccoli colpettini sul volante, la sto tenendo. Drift pieno, in piena accelerazione. È bellissima. E se io mettessi anche il blocco differenziale? No, col blocco differenziale non mi drifta più. Andiamo a vedere cosa c'è qui alla fine di questa. Di questo vedo una. Cos'è? Ah, tipo. Non lo so che cos'è, tipo, però va bene. Qua mi dice che devo andare sulla sinistra. Ok, qua c'è un ponte. Di solito i ponti si passano sopra, invece noi passiamo sotto al ponte perché siamo. Oh, caspita, oh, caspita. Mamma mia, come parte di accelerazione. E intanto vi dico una cosa: finisce questa puntata, ho puntato un po' cazzeggio. Se il video vi è piaciuto, vi ricordo di lasciare un commento mi piace, di iscrivervi al canale se ancora non siete iscritti, di condividere il video se potete. E noi ci vediamo nelle prossime puntate. Ciao!